Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi, oggi di Più Europa, per parlare della conferenza stampa che avete tenuto oggi a Montecitorio per dire sì a tutti i referendum prima che vengano vagliati dalla Corte Costituzionale. Allora, il vostro è un sì incondizionato a tutte le iniziative referendarie. Perché avete fatto questa conferenza stampa prima del pronunciamento della Consulta? Ma sì, quello che abbiamo espresso oggi in realtà è un doppio sì, cioè un sì nel merito a tutte le iniziative referendarie, quindi a tutti i quesiti che ci sono, quindi ai 6 quesiti sulla riforma sulla giustizia, al referendum sulla cannabis e a quello sull'eutanasia. Ma è anche un sì all'importanza di questo momento referendario e quindi di partecipazione dei cittadini in questo particolare momento storico della vita delle nostre istituzioni. Mi vengono in mente le parole del Presidente Mattarella in occasione del discorso solenne, diciamo, del giuramento davanti al Parlamento in seduta riunita, quando ha detto che si tratta di riconoscere la necessità di inverare costantemente la democrazia e anche di dare vita a una nuova stagione di partecipazione dei cittadini. Quindi noi crediamo che in questo momento di crisi delle istituzioni, perché parliamoci chiaro, è davanti a tutti che c'è una crisi delle istituzioni, crisi del funzionamento della democrazia rappresentativa, crisi dei partiti, chiediamo che sia garantita ai cittadini la possibilità di esprimersi. Siamo convinti della solidità giuridica dei quesiti, sappiamo anche però che storicamente nel nostro paese, come dire, la giurisprudenza di ammissibilità sui referendum è qualcosa che lascia un po' di fronte, come dire, lascia di fronte a una situazione in cui può succedere di tutto. Cioè, sappiamo che la giurisprudenza della Corte in molti casi è andata ben al di là della previsione costituzionale e quindi sappiamo che è un passaggio delicatissimo e difficilissimo, però ci tenevamo a sottolineare il sostegno, diciamo, sia nel merito che nel metodo a queste iniziative e a sottolineare l'importanza che si tenga questo appuntamento la primavera prossima e chiediamo anche alle altre forze politiche di fare lo stesso, perché tutti questi temi sono temi che sono stati non per giorni, non per mesi, non per anni, ma per decenni rimossi dall'agenda politica di questo paese. Sono le riforme in tema di diritti civili, libertà individuali, giustizia giusta, che sono eternamente al centro del dibattito, ma su cui non si decide mai. La vicenda del fine vita che arriva oggi in aula e poi verrà esaminata a marzo, che cosa ci insegna sul referendum su un altro tema che è quello dell'eutanasia? Allora, questi ritardi motiveranno ancora di più, l'elettorato? Questa vicenda ci insegna in particolare che questo Parlamento, così come le legislature precedenti, ricordiamo sempre la prima legge depositata più di 40 anni fa da Loris Fortuna sull'eutanasia, questo Parlamento non avrebbe fatto nulla, nonostante la richiesta solenne della Corte Costituzionale, se non ci fosse stata la pressione del referendum. E anche quello che ha fatto con la pressione del referendum è qualcosa di gravemente insufficiente, per cui il testo che è arrivato oggi in aula è un testo insufficiente, cioè Certo. non serve a garantire l'accesso ai malati senza discriminazioni al suicidio assistito, non serve a garantire tempi certi, rischia di non funzionare. E quindi alcuni hanno pensato di utilizzare anche questa iter parlamentare in chiave antireferendaria, cioè magari per dimostrare alla Corte o dimostrare ai cittadini che ora il Parlamento sta facendo qualche cosa. Oggi è accaduto anche un'altra vicenda, l'avviso, il rinvio a giudizio di Renzi che ha denunciato i magistrati che lo hanno accusato. Allora, è uno scontro istituzionale abbastanza forte. Allora, sulla giustizia, pensi che ci sia una motivazione speciale da parte dell'elettorato dopo tutto quello che abbiamo visto e anche le parole del Presidente della Repubblica? Ma certo, ma il punto è quello, il punto sono l'essenza, sono le parole del Presidente della Repubblica. Non si tratta di individuare questo o quel caso, questa o quella criticità in un determinato procedimento giudiziario. Si tratta di capire che c'è una gravissima crisi di credibilità della magistratura e quindi dell'amministrazione della giustizia agli occhi dei cittadini e
E c'è un gravissimo malfunzionamento ormai cronico, strutturale in tutte le fasi dell'amministrazione della giustizia, da quella dei processi a quella dell'esecuzione Voi penale. siete gli unici che hanno detto sì a tutti i referendum, gli unici? C'è qualcun altro? Che io sappia, no, ma Ok. nel senso la maggior parte neanche si sono espressi e temo che Oppure per si esempio. sa che sulla giustizia dicono sì, sugli altri dicono no e viceversa. Però non mi risulta ci siano altri. Ok, bene. Gli unici. Grazie a Riccardo Grazie. Maggi di Più Europa.